tornare a casa dopo le due date in apertura al Tour dei Lordi non è stata di certo una delle esperienze più semplici. Eravamo fortemente tentati a continuare il tour in maniera abusiva, seguendo il loro tour bus con il nostro camper scassato per il resto del loro tour. Abbiamo partecipato a due date del To Beast or Not To Beast Tour. Una data in Svizzera allo Z7 e una data a Bologna allo Zanaroi. Yeah, you guys sound great. Arrivati in Svizzera siamo rimasti subito colpiti dall'accoglienza che ci hanno riservato, anche grazie ai canadesi Reverse Grip che ci hanno fatto sentire come a casa. Una cosa che ci ha stupito molto della Z7 è stata la grande organizzazione e professionalità. Infatti appena siamo montati sul palco per fare il soundcheck, abbiamo trovato subito il nostro sound. Your guitar? Yeah. E infatti poi abbiamo saputo dopo che uno dei locali con delle migliori acustiche in Europa. Sorprendente il fatto che sul palco ci sentivamo tutti perfettamente ispirati. Essendo un grande fan della band fin dagli esordi, personalmente ho sempre vissuto l'esperienza da spettatore, quindi da fan, ed è stato personalmente veramente incredibile viverla dal lato del backstage e vedere come i gruppi nord europei confermano la regola del professionalità e anche riservatezza, in questo caso proprio per il discorso dei costumi. Però ecco, si sono concessi per delle foto, autografi, ed è stato anche bello ricevere i complimenti per la nostra musica, il nostro show, da parte del loro management. Il pubblico dello Z7 in Svizzera è stato fantastico. Fin dall'apertura dei cancelli abbiamo avuto lo stesso numero di persone che hanno avuto Lordi quando hanno cominciato a suonare loro. E sono stati calorosi con noi, ci hanno seguito, hanno comprato tanti dischi, ci hanno chiesto autografi, abbiamo autografato una macchina, quindi nonostante fossimo gli ultimi arrivati ci hanno sorpreso per come ci hanno accolto per quella data in Svizzera. Dopo il concerto allo Z7, avendo un giorno di day off, abbiamo pensato di fare un giro a Zurigo per rilassarci un po'. Poi insomma ne abbiamo approfittato per vedere le bellezze di Zurigo. Dopo il viaggio di rientro dalla Svizzera siamo arrivati in zona Roveri a Bologna, abbiamo subito parcheggiato il camper, abbiamo visto com'era il locale e abbiamo fatto il soundcheck e ci siamo poi caricati per la serata con un bel piatto di pasta. Aver avuto la possibilità di suonare queste due date insieme ai Lordi ci ha motivato tantissimo, infatti stiamo già lavorando sul prossimo disco e stiamo cercando i contatti per poter portare la nostra musica anche in Nord Europa. Siamo stati molto contenti anche dei positivi commenti per quanto riguarda i reportage sia della data in Svizzera a cura di varie webzine del settore, un po' sparse in Europa, e della data soprattutto in Italia, dove abbiamo avuto un caloroso pubblico, e la recensione foto a cura di metallus.it, che ne siamo rimasti davvero entusiasti. Alla grande, dai, se non c'è nient'altro ragazzi. No, io direi che culo c'è il Zurigo, ragazzi. Vai, si può andare a cambiare un birrone, che ne so. Sì.